Siamo con Matteo Bianchetti e abbiamo raccolto le domande dei giornalisti di Cremona e ora vado a sottoportele. Allora Matteo, hai solo 27 anni, ma senza Terranova sei il più esperto di un pacchetto arretrato molto giovane. Senti maggiori responsabilità per questo? Sicuramente, perché comunque avendo più esperienza anche il mister mi chiede di comandare i miei compagni ed è una bella responsabilità. Poi sento la fiducia anche, sento la loro fiducia, perciò è ancora uno stimolo maggiore. E stiamo lavorando tanto per cercare di affinare tutti gli errori che magari abbiamo commesso in queste partite per cercare di non ripetere. Da quando sei arrivato a Cremona sei stato impiegato in diversi ruoli, terzino, difensore centrale a 4, difensore della difesa a 3 centrale, in quale ti trovi meglio? A me piace maggiormente il difensore centrale in difesa 4, perché è quello che ho fatto quasi sempre da ragazzino fino adesso a Cremona, e che ho sperimentato gli ultimi anni a Verona, e soprattutto qua a Cremona ho provato la difesa 3, il terzino, così mi metto sempre a disposizione del mister, però se mi chiedono sicuramente il centrale a 4 è il mio ruolo preferito. Venendo un attimo all'ultima partita disputata dalla Cremonese con la Salernitana, le statistiche dicono che nell'ultimo match la squadra si è difesa bene con ordine, ma ha pagato l'unica ingenuità. La difficoltà è stata invece risalire il campo. Sei d'accordo con questi numeri? Sicuramente sì, perché abbiamo preso gol su l'unica disattenzione che gli abbiamo concesso, e proprio su questo che stiamo lavorando, perché comunque coi giovani ti danno tanto, ma purtroppo può capitare che ci sia una disattenzione, ci sono squadre forti che ne approfittano. Era complicato, una squadra che giocava un 5-3-2 molto chiuso, perciò sicuramente era difficile trovare gli spazi in avanti, anche se nel secondo tempo abbiamo creato 3-4 occasioni importanti dentro l'area. Fatichiamo a trovare continuità dei risultati. Come sta secondo te la squadra dal punto di vista fisico e mentale? Facciamo fatica, ma a livello fisico stiamo bene. Ogni partita l'abbiamo giocata, tante secondo me le abbiamo dominate. Purtroppo parliamo di risultati che per il gioco espresso sono carenti, e dobbiamo continuare a lavorare su questa strada, perché è quella giusta. Limando quegli errori che non ci hanno permesso di portare a casa punti importanti. Per la Cremonese adesso arriva un ciclo ravvicinato di 3 incontri, tutti con dirette concorrenti per la salvezza. A tuo avviso si può parlare di settimana decisiva? Settimana decisiva no, perché comunque mancherebbero ancora 8 partite, però sono determinanti, ma come lo erano anche quelli di prima, che magari non abbiamo portato punti a casa. Sappiamo che ogni partita è a sé, noi pensiamo partita per partita, abbiamo la Reggiana che è una partita molto complicata, pensiamo a loro e poi pian piano affronteremo tutte con lo stesso spirito. Parlavi poc'anzi dell'età media molto giovane della squadra in generale e del pacchetto difensivo in particolare. Nelle ultime 2 circostanze sono arrivati gol su palle comunque da fermo, arrivati gol subiti per via di astuzie degli avversari. Ritieni che sia un problema di concentrazione oppure c'è qualcos'altro? È una cosa che il mister ci sta puntando molto, perché è un problema di attenzione, sono quei dettagli che poi indirizzano le partite, perché anche col Vicenza gli hai dato quell'opportunità lì che poi loro si sono chiusi e hanno giocato in contropiede. Sono problemi di attenzione, loro sono stati più scaltri, noi un po' polli, perciò anche nell'allenamento adesso facciamo esercitazioni per cercare di limare questi errori. Nell'ultima stagione, con l'arrivo di mister Bisoli, la difesa è stata toccata pochissime volte. Quest'anno invece, anche a causa delle assenze, ci sono state molte modifiche. Dal tuo punto di vista questo può essere un fattore che incide sulla solidità della squadra? Quello sicuramente, perché quest'anno purtroppo in difesa è stata una stagione veramente sfortunata, e non so quante partite siamo riusciti a fare con la stessa difesa, e questo incide, perché comunque la difesa è la base di una squadra, perciò a prescindere di chi gioca, comunque avere una continuità con gli stessi compagni è determinante. Com'è cambiato il vostro modo di difendere con l'arrivo di mister Pecchia? La sensazione è che ora abbiate maggiori responsabilità in fase di impostazione e vi troviate più spesso a dover essere molto più aggressivi in marcature, a difendere con più campo alle spalle. Giusto, un'analisi corretta. Giochiamo molto più la palla da dietro e
Col fatto dell'aggressività degli attaccanti, noi dobbiamo seguire la squadra, perciò stare molto alti, magari dover coprire 50 metri di campo alle spalle. A questa squadra manca anche qualche gol dei difensori centrali, soprattutto sui calci d'angolo ne sono stati battuti parecchi, ma ancora non si è riusciti a trovare una rete. Secondo te che cosa manca? Quello è determinante. Io all'andata due gol potevo farli, non li ho fatti. Un pizzico di fortuna, un pizzico di bravura in più sicuramente. Poi sono anche situazioni. L'anno scorso magari eravamo stati più bravi, quest'anno qualcosina ci è mancato. L'ultima domanda a livello personale, quando sei arrivato a Cremona arrivavi da un periodo abbastanza complicato dovuto ad alcuni problemi fisici, invece in queste due stagioni in grigio-rosso sei sempre stato tra i più presenti. Quanto sei contento di aver ritrovato la continuità e il rendimento in questi ultimi due campionati? Ah, tantissimo. Io sono venuto a Cremona per il progetto, ma anche perché avevo bisogno di trovare continuità dopo 2 anni veramente difficili. L'ho trovata, sono contentissimo della scelta che ho fatto e spero di continuare con questo andamento. Grazie Matteo. Grazie a voi.